Let's go butches e benvenuti a questo video, beh in questo caso uh, diciamo che è più un commentary che un video, ho fatto una nuclear qualche giorno fa, tra l'altro ero al telefono mentre giocavo e stavo con un amico in party che mi prendeva in giro mentre ero al telefono e boh dal nulla è uscita una nuclear ma totalmente a caso, nemmeno io me ne sono accorto, mi sono accorto solamente quando ho preso la targhetta a fine partita e l'emblema, quindi ho detto Oh cavolo ho fatto la nuclear così a caso, cioè mi riescono più le nuclear a caso che quando mi impegno veramente. Comunque allora per prima cosa voglio dirvi che se volete sapere la classe che stavo usando, bene dobbiamo superare i 1000 like, mi dispiace per voi, se volete sapere la classe e qualche altro consiglio, questo è l'unico modo per averlo, per saperlo comunque non è questo di cui vi voglio parlarvi ma voglio parlarvi di un pochino di annunci come già avete visto sicuramente dal video, avrete visto su Facebook, sono stato sponsorizzato dalla Control Freak, faccio parte della KF Nation e questo perché? Perché comunque in Italia um, può essere sicuramente una cosa utile, dato che molti giocatori usano Control Freak, molti comunque vogliono provarli. Eccetera, eccetera, quindi il mio consiglio è che se volete comprarli, vi basterà andare sul sito della Control Freak, inserire il sa, classico codice mio, Discount Code quello come volete chiamarlo: il codice sconto Power con il 3 sempre al posto della E. Ricordatevi, il mio nome è scritto Power con il 3 al posto della E, P-O-W-3 a numero E-R. Power. Scrivete questo come codice sconto e avrete un 10% di sconto quindi nemmeno il 5% come per l'abbonamento ma un 10% che sicuramente è molto utile specialmente ora che stanno uscendo diversi tipi di control freak e anche pure perché per la play secondo me i control freak sono veramente utili dato che comunque gli analogici per chi non usa magari uh, un barn che quindi non può cambiarli si rovinano facilmente sicuramente sono utili per quello che possono servire come ho già fatto un video a proposito spiegando cosa serve un control freak come uh, diciamo come aumenta l'angolo e quindi la precisione il controllo la differenza tra uno alto e uno basso e tutte le altre cose ma sicuramente ne farò un altro quando mi arriverà il mega Pack della KF, comunque, bitches, oltre a questo, un'altra notizia importante è che oggi, nel tardo pomeriggio, um, giocheremo la GFini di SD. Che è sicuramente un buon allenamento. Siamo arrivati nella Gfinity di quella, tutte le modalità o quella variant. Siamo arrivati secondi. Abbiamo perso in finale con gli infusi. E lasciamo perdere quello che è successo. Non importa, comunque, quello di che, vo che volevo dirvi è che. Mh, Parteciperemo alla Gfinity S&D che sicuramente sarà un buon modo per uh, migliorare, per imparare, più che un modo comunque per non stiamo giocando il torneo per vincere, ma più che altro per prepararci e migliorare. L'altra cosa che volevo dirvi è che mh, ci sarà un mega annuncio nel tardo pomeriggio sera, un mega 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 annuncio, scoprirete dove andranno gli All Stars, in quale organizzazione andranno e sarà una vera e bella notizia. Quindi mi raccomando, state sintonizzati sui vari social, su Twitter, su Decerto, perché la vedrete la sicuramente apparirà perché è abbastanza grande e um, oltre a questo sono molto contento della squadra stiamo lavorando bene e ancora stragoliamo un po' in SD perché stiamo giocando senza tattiche al momento proprio senza niente per quanto riguarda AirPoint secondo me siamo veramente forti io finalmente ho trovato il mio modo di giocare uh, AirPoint mi sto trovando veramente bene sinceramente uh, finalmente con la R riesco a fare il ruolo che mi piace e che so fare al meglio ho avuto un po' di stragoglio con la sensibilità perché a volte magari la sensibilità non mi trovo molto bene In questo gioco è molto strano se devo dire è come se si perdesse l'automira da un tot di distanza e questa cosa non è proprio ottima comunque per quello che vi posso dire, um, stiamo andando veramente bene, specialmente in Uplink. Siamo molto bravi. Mm, abbiamo battuto molti big team durante la Gfinity, come Vitality, Millennium, XL e così via. Quindi non vedo l'ora di continuare con la squadra a roccare in giro. A spaccare, dovremo allenarci tanto dato che non siamo stati presi al Pro Division per fare le qualifiche online. Sicuramente faremo in modo di esserci lì, come ho già detto, è il nostro obiettivo quest'anno. Stiamo cercando di dare il massimo comunque per essere lì e lo spero veramente tanto pure perché sto giocando molto mi sto impegnando tanto mi sto allenando veramente tanto e chi comunque guarda i miei video ha visto la differenza di gioco che c'è da quando ho iniziato a giocare ad ora quindi spero ancora di migliorare, di tornare con una forma veramente incredibile di gioco, ma per ora le cose sembrano andare bene. Dobbiamo risolvere alcuni problemi, secondo me, uh, a livello tattico, comunque di come giochiamo durante la partita, specialmente SD dobbiamo sviluppare delle tattiche e um, quindi oggi nella GPN di SD non so come andremo, ma ovviamente daremo il massimo. Cercheremo ovviamente di spingere, anche se stiamo giocando senza tattiche, ma le faremo nei prossimi giorni, dobbiamo ancora cercare di capire bene il gioco, i vari punti, è normale, non è forse utile le partire in SD con subito delle tattiche se non si sa nemmeno quanto ci vuole una persona per lasciare in un punto e cose simili. Oltre a questo, beh, non c'è che dire, la situazione sta andando molto bene. Mm, più che altro, non sono contento per quello che sta accadendo in Italia. Come lo sapete, ci sono i soliti problemi, a parte quelli nuovi. Mi dispiace che ho dovuto rimuovere il video quello là chiamato Call of Duty l'Italia, ma avevo fatto nomi di persone e parlato di persone che magari non c'entrano niente con questo, cioè, nel senso non che non c'entrano niente. Come se io vado da uno e gli faccio un'offerta mm, ottima! Lui che fa, accetta ovviamente. Non è colpa sua. Lui non ha nessuno colpa e quindi mi dispiace di aver messo in mezzo queste persone di averle nominate comunque perché non se lo meritano loro non è colpa loro se succedono queste cose quello è il loro lavoro questo è quello che fanno e sinceramente non mi va che vadano di mezzo anche loro se vado di mezzo io sinceramente non mi importa ormai sono stanco e arrabbiato quindi qualsiasi cosa è un sì pagami sì facciamo questo no non lo faccio non uh, mi dispiace ma non sto più alle cose che mi dicono perché mi sono stancato L'avete ben so capito, uh, avete visto pure Ivan quello che è successo e spero che comunque queste LAN italiane e tornei italiani si facciano indipendentemente se non sono eventi ufficiali Activision perché sinceramente sti cazzi portano solo utenza, fa, incrementano la community, aumentano i team, aumenta il gioco e spero anche comunque il livello dell'Italia. Io niente, siamo arrivati alla fine del video. Birches, per chi si stesse chiedendo se streamerò questa sera, um, non lo so sinceramente, ho dei problemi di connessione esagerati perché non essendo una DSL la mia connessione ma una um, connessione a fibra in rame cioè fibra to the street cioè la fibra ottica arriva fino al centralino e poi dal centralino a casa mia in rame, avendo tanto download e tanto upload um, ho un ping altissimo quindi è un po' uno strago per me giocare online, però non importa un'altra cosa che vi voglio dire è che se volete magari vi potrò spiegare un giorno come funziona la lag compensation nel senso cosa influisce sulla lag compensation, cosa rende un giocatore un warrior online, cosa, perché io ho la fibra, questa qui in rame ho un ping alto e comunque quando vado in cioè non ho un ping tanto alto ma quando vado in gioco prendo le bullshittate dalle persone raccompensate, compensate beh poi vi spiegherò un pochino tutto anche queste cose magari più avanti in un video io vi saluto spero vi sia piaciuto questo video come al solito spolliciate condividetelo eccetera eccetera ci becchiamo oggi pomeriggio per le varie news let's go